Ciao ragazze, finalmente rieccomi, sono tornata, vi faccio un nuovo video di costruzione. Sono mancata per un po' di tempo perché ho avuto tantissimi impegni, non ho avuto modo di collegarmi, di girare i video, e quindi ne approfitto per farmi un nuovo video di costruzione. I passaggi saranno sempre gli stessi e spero che vi sia utile, che vi piaccia, e speriamo che ne esca qualcosa di buono. Allora ragazzi, iniziamo come sempre. I passaggi sono sempre gli stessi. Partiamo con lo spingi cuticole e portiamo indietro tutte le nostre pellicine. In alternativa allo spingi cuticole in acciaio potete anche utilizzare un bastoncino d'arancio, però naturalmente questo di acciaio è più indicato perché riesce a grattare dalla superficie dell'unghia anche le pellicine più resistenti. Questa macchia blu perché praticamente mi è scoppiata la penna biro e mi è andata a finire tutto l'inchiostro sotto l'unghia. Ho provato a rimuoverlo col cotton fioc, ma è rimasta un po' macchiata, quindi niente di grave. Una volta spinti indietro tutte le pellicine, procediamo con la nostra lima. Deve essere sempre una lima 100-180. 180 appunto è la parte più sottile, più fine, con una grana più fine, quindi meno aggressiva. Prendiamo la nostra lima, nel lato io uso appunto il 180 che è questo di qui, e andiamo ad opacizzare la nostra unghia. Una volta opacizzate tutte le dita, le unghie, vado a togliere la polvere in eccesso nel mio solito spazzolino. Mi raccomando, i movimenti devono essere sempre dall'alto verso il basso, quindi in questo modo. Non vado a fare così, altrimenti la polvere, anziché togliersi dalle fessure, va ad infilarsi proprio nel giro cuticolo e sotto l'unghia. E nel prep è di Alle Pasnocchie e il primer invece di Aglia, quindi non è fondamentale che siano della stessa marca. Allora, molte mi chiedono a cosa serve nel prep e se è necessario utilizzarlo. Io lo utilizzo perché è comunque un deidratante. Quindi quando vado ad opacizzare l'unghia, applicando nel prep, rendo l'unghia ancora più opaca e riesco anche a togliere magari un po' di polvere in eccesso. Però non è obbligatorio utilizzarlo. Adesso io procedo in questo modo, prendo l'ice blu e vado ad applicare lo strato di base. Something I'm dreaming of, like a child. I cry 'cause I need your love, and I try to stay. Adesso, una volta comunque catalizzate il lampo da tutte le dita, prendo la mia cartina. Sto provando ultimamente queste qui a forma di farfalla, le ho prese su eBay e devo dire che mi ci trovo abbastanza bene. L'unica cosa è che le ali sono davvero molto larghe, quindi in caso di mano piccolina sono un po' fastidiose da richiudere tutto. Comunque io su me stessa mi ci trovo abbastanza bene. Prendo la cartina come sempre, stacco il cerchietto e lo vado ad applicare dietro in questo modo. Giro la cartina e posiziono le mie dita in questo così per rollarla.
così. Stacco quest'altro lembo e vado ad applicare la mia cartina. Quando applicate la cartina, cercate comunque di non farla andare verso il basso, ma di portarla sempre un po' leggermente verso l'alto, regolandovi con le linguette. In questo modo tiro un po' di qua, tiro un po' di qua e scende. Così. Allora, dato che comunque non è andata perfettamente sotto l'unghia, vedete, vado ad effettuare dei tagli laterali. Prendo la mia pallina di gel, cioè prima essendo uno strato sottile, così, e poi prendo la mia pallina di gel e la vado a scaricare, così. Adesso, dopo aver dato appunto al gel la forma che desideravo sulla punta, vado a mettere la lampada. Una volta rimossa la cartina, abbiamo questa struttura, diciamo, e c'è da fare la bombatura. Quindi riprendiamo il nostro gel e procediamo in questo modo. Io faccio un leggero strato sottile di gel, perché sarebbe lo strato di scivolamento. Ossia, quando noi andiamo a fare poi la pallina della bombatura, questa, essendo il gel autolivellante, si stenderà da sola. Prendo la pallina di gel, così, e la vado proprio a scaricare sul punto di stress dell'unghia, che io calcolo in questo modo. Ipotizzo di tirare una X, il punto in cui si incontrano le due linee è il punto di stress. Adesso lavoro questa pallina nei laterali e sulla punta, senza andarla ad abbassare nel centro. Vado in lampada. Ora prendiamo il cleaner e sgraffiamo. Okay. Adesso con la nostra lima andiamo a limare la struttura e la forma. Allora, una volta limato tutto, la struttura, forma eccetera, diamo una sfoderata con il nostro spazzolino e poi sgraffiamo. Niente, l'inchiostro non si è tolto. Questa è la struttura. Adesso vado ad applicare il colore. And I try to find the reasons to
make it up to the top. Like a man, I'm numb from the words of love. Poi prendo il tulip di Aglia numero 2541 e il 116 di Alepatnocchia. Faccio la seconda passata di Jenny ovviamente. Poi dopo aver pulito per bene il pennello applico questo altro colore. Adesso sempre con gli stessi colori che ho utilizzato per le dita farò delle roselline sul dito bianco. Prendo un dotter con una punta molto sottile e vado a prendere i vari colori facendo dei cerchi non perfetti. Adesso vado in lampada e faccio paralizzare. Adesso prendo un pennellino a punta sottile, vedete, per il gel. Prendo un color verde, un gel semipermanente, insomma, come lo avete. E vado a fare una sorta di alcune foglioline. Così. Poi riprendiamo il bianco con un ultimo passaggio e andiamo a fare all'interno delle rosoline delle linee che devono sembrare dei petali, insomma. I stare at the clouds above, looking for pieces of something I'm dreaming of.
Ecco qui ragazzi, questo è il risultato finale, spero che vi piacciono. Se vi piacciono, mi lasciate un like, un commento, oppure iscrivetevi al mio canale. Vi aspetto numerose, un bacio a tutte.